Oggi convegno qua a Milano e si è parlato della riapertura dei Navigli. Abbiamo qui con noi uno di quelli che ci crede veramente e che ha creato un progetto che è realizzabile. Ma secondo noi è realizzabile da tutti i punti di vista, dal punto di vista urbanistico, ingegneristico, idraulico, ma anche finanziario. Abbiamo costituito 10 anni fa ormai quasi un'associazione per riaprire i Navigli a Milano. Si tratta di realizzare questi 8 chilometri, ripristinare diciamo questi 8 chilometri di Navigli che andavano da Cassina del Po alla Darsena, per rimettere in funzione i 140 chilometri di Navigli della Lombardia. Anzi, devo dire che non avrebbe senso riaprirli a pezzi, o non sarebbe come dire, logico riaprire solo gli 8 chilometri se intorno non ce ne fossero 140 chilometri da connettere con questi 8. Si tratta di fare un'opera per il futuro, non è certamente un'opera nostalgica, non ci interessa l'opera di antiquariato dei vecchi Navigli. Come in tutta l'Europa e adesso anche nel mondo, persino anche in Asia, come dire, si scopre la navigabilità lungo i corsi d'acqua, e si tratta di avere la possibilità di utilizzare anche un grandissimo patrimonio storico, qual è quello dei Navigli Lombardi, per andare in canoa, avere le piccole houseboat, poter avere i piccoli batomouche per il trasporto turistico, immaginarsi una Milano e anche una Lombardia diversa da quella che conosciamo oggi. Ecco, è un'operazione sostenibile sia per quanto riguarda il traffico milanese sia per quanto riguarda i costi? Per quanto riguarda il traffico è già stato studiato, per la verità era già stato studiato dall'assessore Gogia ai tempi della Giunta Albertini. C'è un modello di riorganizzazione del traffico che prevedeva sostanzialmente la chiusura della cerchia dei Navigli. Da un certo punto di vista, chiamiamolo ambientale, è salutare chiudere quella cerchia. Siamo a pochi centinaia del Duomo, è una sorta di autostrada urbana dove di notte si può andare a 100 km all'ora, è un non senso. Certo, una città diversa non ha bisogno di avere tutte le macchine che corrono oggi per la città a quella velocità.